anche qui un altro racconto, perché le mode vanno e vengono, e in questo caso i casi di crescenza che venivano allungati a Natale danno l'esatta dimensione di quello che accadeva nei vicoli e che tipo di società si viveva all'epoca, che tipo di ceti e di classi sociali, popolari, ognuno di noi abitava nei vicoli, quindi capiva perfettamente che bisognava aspettare il Natale spesso per allungare i pantaloni. Oggi il pantalone corto al di sopra della scarpa è un fatto ormai, è un look particolarmente visto e rivisto. All'epoca invece era un sinonimo quasi di una povertà diffusa, va bene? Non miseria, povertà diffusa, che era poi quello che ognuno di noi poi aspettava il Natale per raccogliere un po' di più. Vediamo questo racconto di Rocco e poi ne parliamo. Quando Manelli e donna Cesina Pirusa erano a sviluppo, un figliolo Benedica avanzava di minuto a minuto, tanto che nei panni ci faceva dentro. I pantaloni c'erano a mezza gambera e le maniche del maglione mano a mano ci arrivavano comodo. L'entrata della famiglia, composta da altri 4 fratelli, 3 femmine e un maschio, tutti più piccoli, si basavano sul latte di una dozzina di capre che il marito, quale Toto biondo, vendeva casa per casa, portandosi appresso un paio di animali per volta che mungeva direttamente dopo botto della cliente. Ogni giorno, al ritorno da scuola, il ragazzo si lamentava che i compagni lo scottevano, anche se non era un fatto sporadico vedere il ragazzino andare qui a casa a tre quarti. Tra le famiglie del popolo non vi era tanta differenza di reddito e di condizioni, più o meno si era tutti allo stesso livello. La madre, santa donna, cercava di temporeggiare. Figlio, pazienza un altro poco, ma che bene Natale, e ci pagano un latte a paita, t'accatti scarpe e casa. E un maglione tu faccio io per Natale, non ti preoccupare. E fu di parola, a Natale Manelli si mutava tutto. E donna Trasina, la madre di famiglia accorta e scrupolosa, gli piglia tutti i crescenti. Le scarpe non morì giù o ci vanno comodi. E i casi, 6 o 8 litri di refugo, all'occorrenza mi ci può allungare. Pure il maglione che gli aveva fatto ai ferri, con almeno 3 risvolte alle maniche, è bello ampio, sia di spalle che di lunghezza. Il ragazzo era raggiante, quella mattina di Natale si svegliò da solo, a differenza di quando doveva andare a scuola, che in giovolini cannonato si alza e a cuore la mamma si spiatava. Arrivato in piazza, per prima cosa andò a comprarsi i bomboni e qui incontrò e si unì ad alcuni suoi compagni che già sparavano in prima mattina. Rientrato a casa però, a differenza di quando era uscito, felice e contento, aveva un busto che gli toccava in terra. E iniziò a fare un piccio alla mamma, perché qualche compagno, figlio d'introccia, lo aveva preso in giro dicendogli che in quei panni natava. Donna Resina neanche lo ascoltò e, continuando a friggere i bracciola che aveva nella padella, disse: sono buoni, a così li mette pure a quello che bene. Grazie.